Senatrice Stefani, ora è iscritta a parlare la senatrice Borgonzoni per 10 minuti. Prego, senatrice. Grazie Presidente. Io penso che in quest'Aula, se vogliamo essere onesti intellettualmente, tutti sappiamo che questo decreto non doveva arrivare, non doveva arrivare ora, non aveva nessuna urgenza. Massimo, se un'urgenza c'era, era stringere ancora di più e controllare ancora di più i confini del nostro Paese, che sono i confini dell'Europa, che è quello che Matteo Salvini, da Ministro dell'Interno, ha fatto. Perché quando noi difendiamo i nostri confini, difendiamo tutta l'Europa. E questo lo sapete benissimo anche voi. La cosa però che più imbarazza è quando si parla, si sentono anche dalla maggioranza gli interventi su questo decreto, è sicuramente il fatto, ora voi pensate che gli italiani hanno la memoria corta, ma non così tanto corta, che i decreti Salvini sono stati votati, appoggiati e portati avanti da chi ora è fondante nella maggioranza con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle. Ora la memoria sarà corta, ma tutti ricordiamo, è ancora più imbarazzante, il Presidente del Consiglio, che se anche fa il Conte 2, nel Conte 1 era assieme a Salvini. No, senatrice, le devo togliere la parola immediatamente, metta giù quel cartello subito, altrimenti le devo togliere la parola. Prego i commessi di intervenire. Lo stesso che si vantava allora di approvare questi decreti è lo stesso che ora gira e si vanta di cancellarli. Vi rendete conto? Cioè, non, io non lo so, cioè io avrei vergogna fossi in voi del Movimento 5 Stelle a intervenire in quest'Aula. Vergogna due volte. Uno per questa immagine. Secondo, perché voi ricorderete quando avete corso e siete stati votati, avevate, come tutti noi abbiamo, un programma elettorale. Ve lo ricordate? Dopo magari passo in distribuzione, ve lo porto, perché sicuramente sapevate che al punto 8 del vostro programma elettorale, non parlo del programma poi sottoscritto con la Lega, vostro, c'era scritto stop al business dell'immigrazione. Firma Di Maio, Di Maio, capo politico Di Maio. No, perché bisogna, sì, giustamente, vergogna, io l'ho sentito da quella parte, urlare a gente che è qua. A vergognarsi dovete essere voi, che siete stati votati per fare una cosa, venite qua per la vostra poltrona a farne un'altra. La vergogna dovreste provarla voi, non attaccare chi ha avuto il coraggio di venire dall'altra parte per difendere il paese. Dovreste farlo anche voi, alzarvi da lì, venire qui, tirare fuori un pelo di dignità e non votare questa schifezza. Questo dovreste fare. Però probabilmente, come l'ex ministro Toninelli, avete sbattuto la testa, non ricordate più niente, perché abbiamo visto anche lui scordarsi totalmente quello che ha firmato, cosa ha votato. Per quanto riguarda la questione dello stop agli sbarchi, i famosi porti chiusi, come più conosciuti dalla stampa. Ma la cosa che più ci preoccupa non è tanto la vostra bramosia di tenere una sedia. La cosa che più ci preoccupa sono le ripercussioni che questo ha sui territori, sul paese, sulla salute dei cittadini tutti. Ripercussioni che a voi sembra non importare niente, probabilmente questa sedia, probabilmente lo stipendio. Vi hanno fatto mangiare tutti gli ideali, tutto quello che pensavate e siete disposti a tutto. Io voglio spiegarvi quali saranno le ricadute, quali sono. Ricordiamoci che già con il nuovo governo in tutti i modi si è piano piano cercato di disattendere il più possibile quelli che erano i decreti Salvini. Cercherò di farlo nel modo più semplice possibile, nel modo che magari sia comprensibile veramente a tutti. Uno, prima anche la collega Stefani ha parlato, protezione umanitaria. La protezione umanitaria, voi ben sapete che anche nella questione delle ridistribuzioni è stato un grande problema, perché la riconoscevamo solamente noi. Per cui quando parlavamo di persone che avevano la protezione umanitaria, gli altri stati, e per gli altri stati, erano clandestini, perché non veniva riconosciuta.
tutti noi sappiamo che è una grande sanatoria, la grande sanatoria, quella che piace tanto al Partito Democratico e che ora il Movimento 5 Stelle vuole mettere in campo. Una sanatoria che però cosa fa? Rende più insicuro il nostro territorio. Noi abbiamo le forze dell'ordine che ora le impiegate e le avete impiegate anche durante il primo lockdown a inseguire la gente in qua e là invece che controllare le zone delle nostre città in mano alla criminalità organizzata. Criminalità organizzata che grazie a questo atteggiamento sull'immigrazione che ha una parte di sinistra e ora pienamente anche il Movimento 5 Stelle trova braccia da rubare agli hub, ai centri dove sono questi immigrati per metterli a spacciare sui territori. Siete complici di tutto questo, che non ve ne rendiate conto è la cosa grave. Che non vi rendiate conto che state dando delle persone a cui noi non possiamo promettere un futuro migliore in mano alla criminalità organizzata. Poi c'è tutta la questione dei controlli sanitari che già mancavano. Io mi ricordo a Bologna è stato aperto il primo centro smistamento nel 2014 dei clandestini che arrivavano e neanche avevano controlli quando arrivavano a Lampedusa, venivano mandati direttamente a Bologna. C'è un rischio sanitario. Questo non vuol dire, come piacerebbe a voi, la Lega parla di rischio sanitario, dicono gli immigrati portano malattie strane, non è questo. E che voi non li controllate, il problema siete voi, perché quando arrivano non li controllate, perché quando arrivano sulle nostre coste non li fermate, perché a differenza di quello che fate agli italiani, che a oggi non sanno ancora con chi potranno passare il Natale, se potranno vedere i loro genitori o no a Natale, perché siamo ancora qua a discutere di questo, perché agli italiani viene controllato tutto, all'immigrato irregolare che viene in Italia viene invece permesso tutto. E il problema siete voi, non sono loro. Poi la cosa base, meno partono, meno muoiono. Questa basterebbe guardare i dati, è quasi imbarazzante trovarsi qua a dover spiegare a persone elette dai cittadini che quali dovrebbero rappresentare un'obietà tale. Noi dobbiamo aiutarli là, sì. Non possiamo aiutarli da soli? Sì. Dobbiamo aiutarli insieme all'Europa? Sì. Ma questo lo dovete spiegare a chi con noi ha governato. E quando Matteo Salvini metteva in campo tutti i provvedimenti, insieme a loro che vi siete scordati, per bloccare gli sbarchi, chiedeva ai ministri 5 Stelle di aiutarlo per quello che erano i rimpatri, aiutarlo a parlare con gli altri stati, ma se ne fregavano, perché la vera questione è che la sinistra, come il Movimento 5 Stelle, usa questo come baluardo, usa questa come bandierina, ma non gli importa niente né degli italiani né di chi scappa realmente da una guerra, perché Salvini, quando c'era Salvini ministro, si sono riaperti i corridoi umanitari. L'ha fatto quello che dipingete come mostro, di riaprirli e far venire qua chi veramente fugge dalla guerra. Non l'avete fatto voi. Poi c'è tutto il rischio legato al terrorismo. Anche questo dobbiamo spiegarcelo, l'abbiamo visto anche con Nizza. È ovvio che, come ho detto, noi siamo la porta dell'Europa. Se noi difendiamo i nostri confini, difendiamo l'Europa. Se noi non li difendiamo, noi mettiamo a rischio non solamente noi, ma tutta l'Europa. C'è un rischio terrorismo grandissimo. Lo vogliamo negare? Vogliamo dire che siamo razzisti se diciamo questo? Perché io ho sentito più volte dire che assolutamente con gli sbarchi non potevano arrivare terroristi. Le cronache tristemente ci hanno parlato di massacri che questi terroristi invece hanno fatto in Europa, passando per il nostro paese, che forse dovrebbe chiedere scusa perché non controlla i confini, dovrebbe imporre all'Europa di aiutarci e chiedere scusa per questo decreto che sta votando ora in quest'Aula. Perché esistono segnali che noi mandiamo, che sono segnali sbagliati, perché dire venite tutti qua, che segnale è? È un segnale di bontà? È finto buonismo? Non riusciamo a dare i ristori agli italiani. Cioè noi abbiamo, voi avete durante la commissione cassato centinaia e centinaia di emendamenti che parlavano di categorie chiuse, che hanno avuto danni fino al 90% delle loro attività, se non di più, e la risposta era non possiamo passarli, non ci sono soldi. Se non ci sono soldi per gli italiani, dove trovate i soldi per mantenere qua tutta l'Africa? Voi volete trovare un po' di mancette
per mantenere le cooperative, magari amiche. A voi non importa delle persone che vengono qua, parlate tanto e vi riempite la bocca della questione della discriminazione per orientamento sessuale. Ma a voi vi importa? Avete fatto provvedimenti seri per tutte le ragazze che vivono nel nostro paese e subiscono i matrimoni imposti? L'infibulazione nel nostro paese? No, quello no! Perché a voi interessa, è inutile che si mette le mani nei capelli l'esponente del Partito Democratico. Senatrice, si rivolga alla Presidenza. La questione è una questione seria. Qua ci si riempie la bocca per poter dare il permesso a tutti, per poterli far mantenere dalle cooperative, come ho detto, magari amiche, ma poi non si fanno provvedimenti per tutelare. Chi veramente viene nel paese Italia ha bisogno di essere tutelato. È pieno di ragazze che subiscono ancora tutt'oggi i matrimoni imposti in Italia, che a 16 anni lasciano gli studi perché sono obbligate a lasciarli. E a voi non importa niente. Cosa dici? Ma ci sta? Cosa dici? Presidente, ma ci sta? Non sanno quello. E questa è la dimostrazione. Che senatrice, concluda l'intervento perché le manca una manciata di secondi. Io concludo, ma lei richiama chi mi urla da sì. Parte, eh? Non prendiamo, sia tranquillamente, la Presidenza tutela come sempre tutti. Sì, basta che concludere. Sì, assolutamente sì. Concluda l'intervento, prego, e si rivolga alla Presidenza. Io voglio fare una domanda, visto che i decreti Salvini hanno impedito a tante persone di morire nel mare che ci divide dall'Africa e hanno tutelato i confini del nostro paese, per cui gli italiani. Io vi chiedo, lo chiedo soprattutto al Movimento 5 Stelle, visto che li aveva votato, siete veramente disposti a vendere e venderci tutti per la vostra sedia? Per favore cambiate idea, perché le mani di questo paese sono nelle vostre mani, cioè il futuro di questo paese in questo momento. Cambiate idea e fate come ha fatto già qualcuno. Venite di qua, votate contro questo provvedimento, perché la vera vergogna non è chi l'ha fatto, ma siete voi che ci state vendendo. Grazie senatrice Borgonzoni. Ora mi è stato preannunciato una richiesta di intervento su che cosa?